Devo dire che il progetto del ponte invece prevedeva un percorso di formazione che era già partito nel 2011 per formare operai specializzati, laureati e neolaureati, con dei bandi che erano pubblicati prima che il progetto venisse stoppato da Monti e che non si trovasse l'accordo tra la società Stretto di Messina e General Tractor, che era allora in pregio. Il progetto del ponte prevede una serie di monitoraggi ambientali ante operam, in operam e post operam. Quindi non è vero che il ponte andrebbe a distruggere tutto, anzi tutt'altro. Sono previste una serie di misure compensative non di poco conto e soprattutto un monitoraggio costante. Nessuno investirà mai, né tantomeno lo Stato, su un territorio che continua a morire. Non possiamo chiedere allo Stato, a chi che sia, interventi importanti che servirebbero sul nostro territorio se il territorio non si sviluppa. E il ponte in tal senso è proprio un volano di sviluppo, sia a livello di spostamento di persone che di merci. Quando si dice che i ponti servono per andare e non per tornare, io dico che non è assolutamente vero, poiché il primo modo per uccidere un territorio è proprio renderlo irraggiungibile. E la nostra terra, Messina in primis e la Sicilia tutta poi, in questo momento è un territorio molto difficile da raggiungere, perché il problema della nostra terra, di Messina, della Sicilia, del Meridione in generale, è che la gente scappa. La gente scappa perché non c'è lavoro, non c'è sviluppo, non ci sono aziende e le aziende arrivano solamente in quei territori dinamici dove possono produrre ed esportare. Quello che si sottovaluta costantemente è che il ponte renderebbe il trasporto assai più veloce, non solamente su gomma, perché poi sul trasporto gommato si aprono discussioni infinite, ma anche sul ferrato. Che allo stato attuale, che se ne dica, è previsto all'interno del progetto del ponte alle aziende che muovono merci non solamente per l'export, perché molti si fossilizzano su quello, ma anche sull'importazione di materia prima, è un trasporto veloce di questo tipo conviene come? Il trasporto sul ferrato è molto più conveniente e veloce soprattutto di quello attuale, del gommato attuale sullo stretto che è un inferno, e anche di quello via mare. È questo il futuro ambientale che vogliamo sullo stretto? Perché io francamente no. Cioè io francamente non voglio ancora delle navi che inquinano come fossero delle betoniere che passano su 3 chilometri di mare che ha una fauna mo molto importante, come hanno detto anche tanti altri. Quando si parla di navi AGNL, navi alternative, quelle sono comunque delle fonti di inquinamento che non solo non risolvono il problema, ma continuano a mantenere il problema storico del trasporto dello stretto, che è quello delle tempistiche di attraversamento. Ma in concreto il ponte cosa porterebbe? Per esempio, porterebbe che l'aeroporto che c'è a Reggio Calabria finalmente sarebbe utilizzabile da noi messinesi, perché è assurdo che in questo momento il messinese preferisca andare a Catania anziché a Reggio, che è a livello di chilometri, linea d'aria molto più vicino. Peraltro risollevando quell'aeroporto da una crisi che si porta dietro da tanti anni.